La pacificazione, non la parificazione, avvenuta in quel 25 aprile del 1945, che con l'insurrezione popolare, decretata unitariamente dal Comitato di Liberazione Nazionale e con l'aiuto degli alleati, liberò l'Italia dal fascismo e pose fine alla guerra voluta da Mussolini e dai suoi alleati nazisti. Si chiuse così un ventennio che vide l'eliminazione fisica e politica di migliaia di italiani antifascisti, eliminati con la violenza, attraverso la devastazione delle camere del lavoro, delle sedi dei partiti e delle libere associazioni e dei municipi, come avvenne qui a Legnano, dove il sindaco fu defenestrato da un corteo fascista, spesso con cruenti uccisioni, intimidazioni e con processi sommari, attuati dai tribunali speciali per colpire gli antifascisti con pesanti condanne carcerarie o con confini. Molti lianesi subirono quelle condanne. Ricordiamo Giovanni Novara, giovane sindacalista della CGIL, ucciso dalle Brigate Nere in via 29 Maggio nel 1922, alla vigilia della tragica marcia su Roma. Così come ricordiamo i fratelli Venegoni, condannati a lunghi anni di carcere e di confino. Ricordiamo alcuni di essi che contribuirono alla resistenza legnanese: la Piera Patani, la Giuseppina Marcora, il Samuele Turconi, la Francesca Mainini, il comandante Arno Covini, Don Mauro Bonzi, Giuseppe Bollini e tutti i deportati della Franco Tosi e dalla ex Comerio e della Bozzi, a cui abbiamo dedicato in questi giorni le pietre d'inciampo in città, i martiri del ponte di San Bernardino, i morti dell'Olmino e di Viale Cadorna, a Giovanni Brandazzi, a capo del CLN di Legnano, a cui è stato vandalizzato in questi giorni il monumento che lo ricorda. A questo proposito ringraziamo l'amministrazione per averlo tempestivamente sistemato, ma vorrei ricordare anche che il grave atto di questa notte alla sede dell'ANPI non ci intimidirà, non ci fermerà nelle nostre idee, non ci fermerà, perché pensiamo di avere idee giuste, perché pensiamo di avere idee libere, perché pensiamo di avere idee democratiche. A tutti questi uomini e donne, a questi coraggiosi italiani antifascisti, dobbiamo rinnovare la nostra gratitudine nella giornata di oggi. Dopo tanti anni bisogna domandarsi cosa significa oggi essere antifascisti. Oggi significa non solo fare memoria della nostra storia, senza riscriverla, ma soprattutto significa rinnovare i valori democratici e di libertà, scritti da quegli uomini che combatterono e che costruirono la Carta Costituzionale, per questa ragione una carta nata dai valori della Resistenza.